per ricordare tutte le, i vari emendamenti che il 5 Stelle comunque in Parlamento ha presentato, tutte le lotte che hanno cercato di portare avanti e che purtroppo spesso non sempre sono riusciti a vincere a causa di questa complicità nascosta tra PD e centrodestra, che fingono spesso di lottare fra di loro ma che in realtà poi in Parlamento vanno a votare coesi contro questi emendamenti giusti. Noi vorremmo ricordare che i 5 Stelle hanno presentato una mozione per avere il microcredito alle piccole e medie imprese, che è l'unico modo per dare la possibilità alle, alle imprese di rimanere in vita, soprattutto in questo periodo storico di crisi economica. È l'unico modo per dare la possibilità di veramente di attivare i lavoratori, non come stanno facendo adesso con questo Jobs Act, dove mi vanno a togliere l'articolo 18 in modo tale che possono i grossi imprenditori e amici, quelli benestanti, amici delle grosse imprese, amici di questi partiti che sono amici a loro volta di queste lobby affaristiche, loro praticamente possono con questa eliminazione dell'articolo 18 tranquillamente mandare a casa il lavoratore, che non è tutelato come prima, non ci sarà solamente un indennizzo e non un reintegro, quindi è facile capire che questo è solamente un tornare indietro, un'involuzione per il sistema paese, per la democrazia nostra italiana. Il Movimento 5 Stelle invece ha detto no a questo, ha detto noi vogliamo assolutamente che vengano sostenute le medie imprese, ma gli altri partiti non lo hanno voluto. Cosa hanno fatto gli altri partiti invece? Hanno presentato una proposta con cui si dovevano dare milioni alle banche, sono stati dati infatti milioni e milioni alle banche con la scusa, con la solita storiella che ci vanno a raccontare, che poi le banche avrebbero finanziato le medie imprese. Questo non lo fanno le banche si tengono i soldi per loro e i cittadini invece vanno a morire. Altra cosa che hanno fatto, che però sono riusciti ad ottenere i 5 Stelle, è stato quello di dire stop alla speculazione edilizia. In che senso? Che come stiamo purtroppo notando in questo periodo, cioè, l'Italia è stata veramente mangiata da questi speculatori che hanno costruito e hanno consumato il suolo dappertutto e quindi è normale che la natura poi si ribella e si riprende ciò che è stato tolto, lo spazio che è stato tolto. I 5 Stelle hanno detto basta, non bisogna costruire e consumare dappertutto, ma semmai bisogna andare a riqualificare tutti quegli edifici che sono presenti e che però vengono abbandonati. Ce ne sono veramente migliaia, li hanno censiti, hanno visto che ce ne sono tanti e che devono essere quindi semmai utilizzati, riqualificati e riutilizzati. Anche in questo modo si creerebbero posti di lavoro. Altra cosa che hanno fatto sempre i 5 Stelle, si sono impuntati, si sono incavolati, hanno lottato, poi chiaramente i telegiornali si mettono, oddio, e fanno una sorta di propaganda negativa nei loro confronti, però alla fine, per quanto urlano, per quanto fanno parole, alla fine poi riescono ad ottenere le battaglie giuste, come è stato ad esempio l'8 per mille per la scuola. In questo modo si cerca di incentivare la scuola alla quale sia la destra che la sinistra hanno tagliato troppi fondi e la scuola è qualcosa che noi vogliamo sostenere, perché un popolo ignorante è un popolo più facile da domare e non va bene. Noi siamo per l'università che deve essere pubblica, stiamo lottando, questo emendamento ce l'hanno rifiutato, noi stiamo lottando perché l'università deve essere accessibile a tutti, non è giusto che le persone che provengono, i figli delle persone abbienti possano andare all'università, mentre invece le persone che sono figli di altri che non stanno proprio bene economicamente non possono accedervi e magari hanno delle potenzialità pure superiori rispetto ad altri. Altri.
tutti devono avere questa possibilità, quindi sanità e istruzione accessibili a tutti quanti. Noi vogliamo ricordare insomma queste cose fondamentali e poi vogliamo ricordare un'altra cosa, il principio di democrazia partecipata che distingue il Movimento 5 Stelle dagli altri partiti. Ricordiamoci una cosa, a me vengono a dire spesso, però sai nel Partito Democratico oppure in Fratelli d'Italia c'è questa persona che è una brava persona, oddio è di Crotone, ma non dobbiamo vedere e votare sempre in questo modo, con questo criterio è sbagliato. Noi dobbiamo renderci conto che nei vecchi partiti purtroppo la cosa che è marcia proprio dalla radice, è il sistema che è marcio, perché le politiche vengono imposte dall'alto, ci vengono imposte dall'alto e vogliono che la Calabria sia sempre in questo stato di degrado, fa comodo consumare la Calabria al suolo, i petrolieri vengono da noi, ci danno le chiavi dall'alto, Roma gli dice andate alla Calabria, deturpatela, prendetevi tutto, tanto questi sono degli ebetini, sono dei cretini, tanto questi si vendono per veramente briciole di pane. No, noi diciamo basta, perché i nostri giovani non se ne devono andare dalla Calabria, noi li vogliamo qua e noi dobbiamo iniziare a mettere persone che iniziano come Paolo Parentela di Catanzaro, che viene non con i telegiornali, i riflettori, non se ne fa propaganda. Paolo Parentela, Nicola Morra non se ne fa propaganda, non è venuto, non ha detto a tutti quanti vedete sto arrivando io, fatemi fare una bella passerella. No, loro non fanno così, loro vengono qui e sono venuti anche l'anno scorso di nascosto, nessuno sapeva niente, sono venuti con noi a manifestare, a fare degli esposti in procura, sia perché per quanto riguarda dei disastri ambientali, sia per quanto riguarda il discorso del castello di cui parlava Anna, sia per tante altre cose, i rifiuti, la spazzatura, loro si interessano veramente. Inoltre prendono tutti i documenti che noi gli diamo e li portano in Parlamento a Roma, cosa che non ha fatto né il nostro sindaco, della nostra parlamentare che è stata anni e anni parlamentare, sappiamo di chi stiamo parlando, neanche Oliverio e né nessuno. Quindi iniziamo a vedere i fatti e non pensiamo di votare perché quello è amico o parente, cerchiamo di votare veramente con coscienza. Grazie. Allora, avete visto come sono arrabbiate le donne crotonesi? E adesso invece ho l'onore di presentarvi una giovanissima, non ancora.